Seguiamolo allora con il Pescara che rimane in possesso. Torreira contro San Martino, spostato tutto sulla destra in fase difensiva. Questa è una bella lotta tra i due giocatori di prospettiva, interessante. Addirittura vanno a triplicare la marcatura sull'Uguagliano che stava uscendo fuori molto bene. Poi il pallone che arriva nel mezzo, mette fuori addirittura Soleri in posizione di centrale difensivo. Palla che però rimane lì, Pescara che spinge con tutte le forze. Allora seguiamolo, il Pescara, c'è un tocco, Galeotto, quello di San Martino. Arriva il rigore a favore dei ragazzi di Massimo Oddo. Abbiamo visto, se non sbaglio, anche un cartellino rosso, per San Martino. Sì, rosso. Quindi decisione che sposta l'equilibrio dell'incontro. Alessandro. Non è riuscito a rientrare nella propria posizione San Martino e si è subito inserito il capitano Paolucci. Come giudichi il contatto? Vediamo, lo rivediamo ancora. Calcio di rigore, calcio di rigore sembra, ci può stare. Sembra netto. Così. Ci può stare, non sono tanto d'accordo per l'espulsione, Lucio. De Rossi ha mandato Anocic a scaldarsi. E vedremo cosa cambierà tra poco. Intanto questo è lo sconsolato San Martino che lascia il terreno di gioco dopo appena 11 minuti di gioco. Andiamo a seguire in diretta il rigore. Qui stiamo aspettando che il giocatore con la maglia numero 3 della Roma raggiunga gli spogliatoi, essendo stato espulso, ma adesso andiamo a vedere come Faiella riuscirà, se riuscirà ad ipnotizzare Paolucci, che va sul dischetto per il possibile vantaggio del Pescara. E il Pescara è in vantaggio dopo 12 minuti allo stadio dei Pini, per la gioia dei tifosi abruzzesi presenti qui, devo dire di un nutrito gruppo di tifosi abruzzesi. Rispondono naturalmente anche i tifosi della Roma. Rimane il fatto che dopo 12 minuti il Pescara sia in vantaggio sulla Roma 1-0, un risultato a sorpresa, Alessandro. Un risultato a sorpresa, e si complica molto la situazione per la Roma, perché ora mister De Rossi dovrà riordinare e riequilibrare la difesa aggiungendo un difensore. Subito a bordo campo da Andrea Riscassi. Sì, panchina del Pescara tutto in campo, ovviamente soddisfatti, festeggianti.